Da oggi la mostra Visioni di Inferno è aperta al pubblico. Sì, da oggi la mostra, La Quercia di Dante, Visioni dell'Inferno, è aperta al pubblico, ovviamente nel rispetto di tutte quelle che sono le prescrizioni ministeriali, quindi le persone potranno entrare poche alla volta, dovranno rispettare la distanza di un metro l'una dall'altra, quindi accettiamo visitatori singoli, per il momento non possiamo accettare gruppi in visita guidata, però abbiamo voluto dare un segno alla città perché la mostra sarebbe dovuta essere inaugurata ancora a febbraio con un evento in cui partecipavano i curatori, cosa che non abbiamo potuto fare ma che speriamo di fare nel futuro, recuperando appunto anche le persone che hanno lavorato alla mostra, che spieghino ai visitatori il percorso e il perché di questo evento espositivo. Qual è il percorso che avete scelto di far fare al visitatore in questa mostra? Beh, iniziamo praticamente con la storia della Quercia di Dante, che vediamo qui alle mie spalle un pezzo della Quercia centenaria che stava nell'argine di Ariano del Polesine, che purtroppo nel 2013, a seguito poi di un colpo di un fulmine, venne giù. È una quercia alla quale si lega una storia mitica, perché si dice che Dante, quando si sia perso appunto nelle zone appunto del Polesine per ritornare da un'ambasciata che aveva fatto per Novello da Polenta, si sia arrampicato su questa quercia e abbia ritrovato la strada. Purtroppo proprio in quei giorni Dante in queste zone prese la malaria e nel settembre del 1321 morì. Però la quercia è rimasta un simbolo non soltanto per gli abitanti di Ariano del Polesine, ma per tutti i polesani. Viene conservata ad Ariano del Polesine, questa è una parte che è conservata davanti al municipio, e accanto alla quercia, per dimostrare la sua vitalità e la sua continuità, abbiamo messo l'opera di un'artista contemporanea, Miranda Greggio di Rovigo, che si intitola Cortex e che è lunga 25 metri. Si tratta di un'opera realizzata con la tecnica del frottage, cioè tutta la sindone della Quercia di Dante è stata ripresa, trattando praticamente con l'erba quella che era la quercia e riproducendola in questa sorta appunto di sindone che può essere srotolata e ci richiama appunto la lunghezza, la maestosità di questa quercia, nella quale si dice che ci volevano addirittura 10 bambini per abbracciare il suo tronco. È nostro intento, a fine della mostra, scegliere uno dei polloni della quercia che sono rimasti per intitolare la nuova Quercia di Dante e dargli vitalità. Ricordo che il Comune di Ariano, che ha partecipato alla mostra col Ministero dei Beni Culturali, ha vinto una sorta di bando con le Poste Italiane, per cui saranno piantumate nella zona di Ariano 700 querce, ricostruendo quel bosco planiziale che c'era una volta, molti secoli fa, che ricopriva praticamente il Polesine. Questa non è tutta la mostra, difatti al piano superiore, e ora ci andremo, abbiamo cercato di rappresentare le visioni dell'inferno di tre artisti dalla sensibilità completamente diversa. Come si sviluppa il percorso attraverso l'inferno qui al piano superiore? Allora, al piano superiore abbiamo una mostra, Visioni dell'Inferno, nella quale abbiamo scelto tre artisti completamente diversi tra loro, appartenenti a secoli diversi e tutti e tre stranieri, che sono Gustave Doré, Robert francese, Robert Rauschenberg americano e Brigitte Brand tedesca, per spiegare quelli che sono i canti dell'inferno. Ogni artista li ha interpretati in maniera completamente diversa. Abbiamo le illustrazioni di Doré, che sono le più classiche, le più ottocentesche, che sono delle incisioni che sono state prestate da un prestatore di Parma. Abbiamo Robert Rauschenberg, artista americano, che lavorò all'inferno dal 1958 al 1960 con una tecnica molto particolare, il transfer drawing, cioè potremmo dire che trasferì in quelli che erano già i suoi disegni, i suoi acquerelli, quelle che erano delle visioni che provenivano da giornali e da riviste, tanto che vediamo che la sua Inferno è molto attualizzato, ci compaiono personaggi come i presidenti americani, i governatori dell'Illinois, quindi c'è una
feroce critica politica anche nei confronti della guerra fredda. E poi abbiamo l'ultima artista vivente, Brigitte Brand, che si è formata all'Accademia di Stoccarda, poi ha studiato all'Accademia di Venezia, che vive praticamente lungo il Sile e ha rivisto la Divina Commedia attraverso i luoghi che ha visitato nella sua vita. E quindi compaiono deserti, compaiono costruzioni, eccetera, eccetera, e anche lei ha utilizzato dei personaggi trasferiti da quelle che sono le sue foto. Ogni canto viene praticamente spiegato con la didascalia e poi ci sono raffrontate l'una di fianco all'altra le visioni di Doré, di Rauschenberg e di Brigitte Brand. Ma non solo, abbiamo voluto fare un progetto che coinvolgesse completamente il territorio. Abbiamo chiesto all'Accademia dei Concordi di darci le edizioni più prestigiose della Divina Commedia che possedeva. La stessa cosa abbiamo fatto con il Seminario Vescovile di Rovigo, che ci ha prestato tre Divine Commedie molto importanti. E poi siamo andati a cercare delle Divine Commedie particolarissime, come quella praticamente realizzata da fabbrica, da due artisti inglesi, Waterhouse e Hutton, che non conoscevano affatto la Divina Commedia, l'hanno studiata per sei mesi ed hanno fatto un viaggio all'interno di quello che è, potremmo dire, il cervello umano, quindi una Divina Commedia del tutto inedita. E poi abbiamo anche l'edizione praticamente di Topolino del 1948, dove Topolino ha la figura di Dante e Pluto è Virgilio, ed è scritta anch'essa in rime per dare un tocco e per indicare quanto la Divina Commedia e soprattutto l'Inferno abbia influenzato tutte le arti fino anche ai giorni nostri. Grazie mille. Grazie a voi.